Shavuot Tov Umevorach a tutti noi, a tutto il gruppo, a tutta Misrael, che Hashem ci dia una settimana. Bishut Yutet Kislev, che Rosh Hashanah Chassidut fra 2 giorni. Bishut Kol HaTzadikim, Bishut Chag HaChanukah, Bezrat Hashem, domenica prossima, fra 1 settimana. Che Hashem ci dia solo gioie, soddisfazioni, felicità per noi, tutti i nostri cari, tutte le persone che ci stanno vicine, mente ne razzon, e ci lanciamo sul nuovo, no, questa nuova settimana. Partiamo dalla Yom Yom e abbiamo questa oggi 17 di Kislev. Un attimo, allora. Visto che appunto, come dicevo, fra 2 giorni è Rosh Hashanah Chassidut Yud Kislev, allora questi giorni stiamo parlando un po' di Chassidut nella Yom Yom in particolare, come vedete, e della Chassidut Chabad, che apre l'accesso alle stanze della Chochmah e della Binah, che abbiamo studiato e studiamo, no? Nel Tanya e nei corsi ultimamente del giovedì. Dunque, apre l'accesso a queste stanze, di questi concetti che sono la saggezza, la conoscenza, la comprensione, lo sviluppo, consentendo di conoscere e riconoscere, sempre attraverso la comprensione intellettuale, HaKadosh Baruch Hu, che è colui che ha parlato e il mondo è stato. Come sappiamo, tramite la parola Hashem crea il mondo, tutti i mondi, risvegliando così, dice il Rebbe, a nome del Rebbe Ariyatz, i sentimenti del cuore mediante la comprensione intellettuale. Cioè bisogna partire dall'intelletto e dall'intelletto al cuore, non dal cuore all'intelletto, ma dall'intelletto al cuore. Dunque, tramite la Chassidut Chabad, che appunto apre, abbiamo detto, questo accesso alla Chochmah e alla Binah, e così arriviamo a riconoscere, a conoscere, ad amare, a Kadosh Baruch Hu, dunque amare, dunque sentimento del cuore. E la Chassidut Chabad mostra anche come ogni persona, uomo, donna, bambino, usando le capacità innate, le doti che Hashem gli ha donato, può e deve avvicinarsi al sacro, al Kodesh, per servire Hashem con la mente e col cuore. Amen, che ne razzon per tutte noi, Bezrat Hashem. Passiamo alla nuova bellissima parasha di Vayeshev. Siamo a pagina, dunque, del Chumash di Moisè Levi, 157, Chumash Bereshit, Parashat Vayeshev, capitolo 37, Pasuk 1. Allora, abbiamo da Passuk 1 oggi fino a Passuk 10 incluso, no, 10 Passukim, abbiamo qualche Rashi bello, molto bello, interessante. Allora, partiamo col primo Passuk dove Jacob si stabilisce nel paese dove suo padre aveva vissuto come straniero, che era il paese di Canaan, ovviamente. Dunque, genitori che vai, scappa da Esav, che questo ti vuole uccidere, mi raccomando, non ci prendere una figlia di Canaan. Va 14 anni, esci, va di Shembe, da lì va da Lavan, dunque preparazione al matrimonio, rimane 20 anni, poi c'è tutta questa parentesi che abbiamo visto, questo incontro con Esav, e dove poi, dunque, vabbè, adesso lo rivediamo anche nel Rashi, e Parashat Vayeshev, così bene, ok. E cosa succede? Che no, un attimo, sto riflettendo su una cosa. Vabbè, niente, niente, scusate. Ok, e allora la domanda che Rashi si pone è: per quale motivo abbiamo questa, no? In questa nuova parasha, Jacob si stabilisce, ok. No, niente, niente, scusate, sto riflettendo doppiamente, scusate questa parentesi, vabbè. Allora, cosa ci vuole insegnare? Che un attimo, sì, no, ho capito quel che ho fatto. No, mi sono confusa un attimo con qualcos'altro. Ok, scusate. Come quelle che sono nel gruppo sanno che abbiamo il perché sono un attimino presa, dunque mi riprendo.
come dicevo, che sentiamo solo buone nuove. Allora, Yaakov, dunque, riprendiamo, si stabilisce nel paese di Canaan. Dunque, cosa abbiamo visto alla fine della parasha? Tutta l'albero genealogico, ieri abbiamo letto, di Esav, no? Di tutte le sue discendenze, Alof, Kenan, e il valore e la loro importanza non era tale, in realtà, sappiamo, Esav, il Rasha per antonomasia. Cos'è tutta sta lista, tutti questi dettagli, delle mogli, dei figli, dei nipoti, dei capi, eccetera? Dunque, non era un'importanza tale da richiedere una descrizione così dettagliata. No? Di come si insediarono, di come con guerre successive cacciarono i curiti, insomma, tutto quello che abbiamo visto ieri. Allora, la Torah ci descrive, dopo tutti questi dettagli su Esav, adesso in modo dettagliato e particolareggiato, gli insediamenti di Yaakov e dei suoi discendenti, con poi con tutti gli eventi che causarono, okay, questi insediamenti. Infatti, in realtà, la loro importanza davanti a Hashem era tale che si doveva parlare di loro a lungo, ok? Di Yaakov e la sua famiglia. E dunque, Yaakov e la famiglia, è chiaro, è importante, è il nostro antenato, è la nostra storia, è da lì dove parte tutto. E possiamo capire giustamente, come vedremo adesso, tutte queste descrizioni dettagliate che vedremo, degli insediamenti di Jacob, dei discendenti e tutti gli eventi. Ma perché farlo anche per Esav? Questa è la domanda. Allora, e il Rashi ci risponde, ci spiega, dice, noi ritroviamo questo stesso concetto a proposito, per esempio, tornando indietro, la Chumash Bereshit all'inizio, al capitolo, dunque, capitolo 5, che a proposito di Adam e Noach, no? L'elenco delle 10 generazioni esattamente che vanno da Adam a Noach, cosa ci scrive? Il tale generò tale, cioè da Adam generò fino ad arrivare a Noach. Quando però arriva a Noach, allora lì la Torah si attarda su Noach e tutta la storia, il diluvio, la sua famiglia, la sua generazione, eccetera. Anche a proposito delle generazioni che vanno qui da Adam fino a Noè, anche da Noè fino a Abraham, se vediamo la Torah è molto più, è concisa, ok? Al capitolo 11, per esempio, dai Psukim 10 a 26 di Bereshit, è anche lì molto concisa, cioè da Noè, allora Noè generò fino ad arrivare ad Abraham. E poi, una volta arrivato ad Abraham, si parla a lungo di Abraham. E così anche abbiamo elencato Esav e la sua generazione, adesso ci soffermeremo su Giacobbe. Adesso il Rashi ci dà un bellissimo esempio, come un uomo che fruga nella sabbia, no? E la passa a setaccio, finché non trova quella perla che è caduta nella sabbia. Cioè lui ha questa perla che è caduta nella sabbia, la passa a setaccio. Ok, dunque una volta che trova la perla, getta via tutti i sassi e tiene la perla. Dunque, anche qui abbiamo tutta la lista di Esav. In realtà era tutto per arrivare a Yaakov. Adesso che siamo arrivati a Yaakov, ci soffermiamo solo a Yaakov e il resto da parte. Dunque, Yaakov si stabilì appunto, come abbiamo detto. Allora, una volta, qui parla, dice, racconta di questi cammelli di un mercante di lino che entrarono in una città carichi di lino. Il fabbro chiede con stupore: ma dove mai si può raccogliere tutto questo lino? Al che un uomo sagace gli risponde: una sola scintilla uscita dalla tua fucina è sufficiente a bruciare tutto. Dunque, abbiamo questo carico di lino, no? E d'altro canto abbiamo questo fabbro. Però questo fabbro che ha a che fare appunto e usa anche appunto la fucina, questa fucina con una scintilla brucia tutto. Dunque tutto questo carico di lino, e come vedremo adesso parlerà della paglia, è il paragone. E dice allo stesso modo, dopo questo esempio, anche Yaakov,
vedendo, tornando appunto a quello che vi ho detto all'inizio, come mai tutta sta lista dei capi di Yaakov nel dettaglio, dunque tutti i capi di Esav enumerati, no, nella fine di Parashat di Vaishlah, si domanda con stupore: oddio, chi potrà mai sconfiggere tutti costoro? Cioè, mamma mia, è aluf, è aluf, è aluf, no? Come abbiamo, vi dicevo, come abbiamo letto lì, vedete, guardate, che era il Shvi'i, che appunto non abbiamo fatto insieme, ma abbiamo incominciato appunto venerdì, una prima parte, no? I figli di Anati, i figli, e poi abbiamo concluso ieri, no? I re che regnarono, eccetera, no? Tutti i capi. Dice, oh mamma, oddio, tutti sti capi, tutti sti, sti discendenti di Esav così potenti, così forti, chi potrà mai contro di loro, si pone, no, Yaakov? Al che è scritto, nel prossimo Pasuk, questa è la genealogia di Yaakov, Yosef. Perché si sofferma su Yosef? Infatti in un altro Pasuk è scritto, perché si sofferma di Yosef? Nella Haftarah che abbiamo letto ieri, ciao carissima, sei arrivata al primo Rashi. Poi adesso lo sintetico, bellissimo. Benvenuta, carissima. Allora, ieri, se vi ricordate, nella Haftarah che abbiamo letto ieri, di Ovadiah, capitolo 1, Pasuk 18, che è l'Haftarah di Parashat Vaishlah, è riportato il Pasuk, la casa di Yaakov sarà un fuoco, la casa di Yosef una fiamma e la casa di Esav come paglia. Dunque tutta questa enorme paglia, quintali di paglia, ho capito, ma con una scintilla, che appunto abbiamo detto che Yosef è come una fiamma, una scintilla, e Yosef con la sua scintilla, con la sua fiamma, brucerà, distruggerà tutti questi capi di Esav. Dunque, come dicevo, facevo la sintesi per Ruth che è appena entrata, Cetibria. Allora, partiamo dalla parasha che Yaakov si stabilisce nel paese dove suo padre aveva vissuto come straniero, e i Rashi ci, allora, brevemente quello che ho spiegato, dice, ma come mai prima, cioè ieri, proprio prima abbiamo fatto tutta la lista di Esav e suoi discendenti? Perché Yaakov, preso dal panico, dice, oddio, mamma mia, tutti sti capi, tutti sti re, tutti sti potenze, come mai non potrò mai riuscire a sconfiggere? E allora qui abbiamo riportato il passuto appunto di Ovadiah, che una fiamma, con i due esempi che ho dato prima, può bruciare tutto, come l'esempio appunto del fabbro e con il lino, e come anche quella perla, che quest'uomo che perde la perla e nella sabbia, allora passa a setaccio tutta la sabbia finché trova la perla, una volta trovata la perla butta, e questo è quello che è successo, infatti lo vediamo nella Torah, che l'elenco da Adam fino a Noah è molto breve, perché l'essenziale è Noah, poi da Noah ad Abraham, breve per arrivare a Abraham. E qui invece da Esav è più accentuato, molto più dettagliato, sì, ma in realtà lo scopo è Yaakov. E tutto questo dettaglio e tutti questi re in realtà non sono che paglia, come abbiamo detto prima, lino, o come paglia riportando il Navi, rispetto, e dunque possono essere e saranno annientati da una fiamma che è rappresentata da Yosef. Ok, questo per dire Rashi in breve. Vediamolo sul testo, il Pasuke Rashi. Vayeshev Yaakov ve Eretz Megure Aviv be Eretz Kenan. Leggi René ad alta voce. Vayeshev Yaakov be Eretz Megure Aviv be Eretz Kenan. Be Eretz Kenan. Adesso Rashi che vi ho detto in italiano, facciamo il primo Rashi oggi. Vayeshev Yaakov Vegomer, pagina 156, prima colonna destra. Achashe katav lecha yishuve Esav vetoldotav bederech tzara, shelo hayu sfunim vechashuvim lefareshe, ach nitiyashuvu vetzeder milchamotem, ech horgishu et achori. Perash lecha yishuve Yaakov vetoldotav bederech aruka. Kol gilgule sibatam, lefi shehem chashuvim lifnei hamakom leharich bahem. Vechen ata motze ba'asara dorot, shemeadam ve'ad Noach ploni uli ploni, וכשבא לנוח הריך בו. וכן בעשר הדורות שמנוח ועד אברהם קיצר בהם, מי שהגיע אצל אברהם הריך בו. משל, למרגלית שנפלה בין החול. אדם ממשמש בחול וחוברו בכברה, עד שמוצא את המרגלית. ומי שמצאה הוא, מי שמצאה, הוא משליך את הצורות מידו ונותן המרגלית. דבר אחר,
וישב יעקב. הפשטני הזה נכנסו מלאב תונים פשטן. הפחמית אמר, אני אכנס כל הפשטן הזה. היה פיקח אחד בשבלו, ניצוץ אחד יוצא מבפוח שלך ששורף את כולו. כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר, מי יכול לכפוש את כולם? מה כתיב למטה? אלה תולדות יעקב יוסף. בפסוק ב' הוא כתיב, והיה בעובדיה א' ח', והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. ניצוץ יוצא מיוסף שמחלה ושורף את כולם. אקוב יאמר מנו פתו פרימורש. E continuo, passo bette, sì, non può leggere, comunque vado più velocemente perché sono diversi psuchim e diversi sirashi. Allora, questi sono i fatti accaduti ai discendenti di Yaakov prima che si stabilissero definitivamente nel paese. Yosef, all'età di 17 anni, portava al pascolo il gregge insieme ai suoi fratelli, ma era infantile nel comportamento, come precisa Rashi. E rimaneva sovente in compagnia dei figli di Bilha e dei figli di Zilpa, mogli, rispettive mogli di suo padre, a differenza dei figli di Lea che lo tenevano a distanza. Yosef riferiva al padre, loro padre che era anche suo, Yaakov, ciò che i figli di Lea nel loro comportamento gli sembrava negativo. Mi direte, ma Yosef non è il tzaddik per antonomasia? Yosef ha tzaddik? Com'è che fa la Shonara? Abbiamo visto più volte che la Shonara uccide colui che dice, colui che ascolta, colui di cui si parla. E qui sembra molto chiaramente, apertamente, che diceva la Shonara dei suoi fratelli. Com'è possibile? Allora, a parte che il fatto che Yosef è considerato tzaddik è per un particolare suo sforzo immane, che vedremo molto più avanti con la moglie di Potifar, il fatto di trattenersi, malgrado fosse 17enne, in pieno ormoni, questa donna straattraente, strabella, nessuno in casa, l'unico che lo vedeva al mondo era Shem, e comunque si è trattenuto. In particolare, questo è il côté tzaddik in particolare, però non basta, cioè se avesse fatto solo quello, ovviamente non è solo quello. Perché Yosef HaTzadik conosceva la Torah e conosceva la mitzvah di Ocher Tochiach et Amitecha, che è una mitzvah mideuraita, proprio di rimproverare il prossimo. E visto che essendo tzadik e ci teneva che, in questo caso i suoi fratelli, che quelli che avrebbero poi formato il popolo di Israele, seguissero la strada di Hashem, della Torah e della santità, quando vedeva, diciamo, certi comportamenti non consoni, allora li riferiva al padre, perché appunto loro lo tenevano a distanza, ovviamente lui è il figlio di Rachel, l'amata par excellence dal padre, quando loro sono figli di Lea, che tanto amata non era, certo non rispettivamente Rachel, e dunque questa invidia, questa gelosia, diciamo, che c'è innata, e dunque se lo tengono a distanza. Tenendolo a distanza non aveva e poteva avere lui effetto su di loro, primo punto. Secondo punto, lui era più giovane. Come sappiamo, Yosef è nato dopo, dunque non può dire al suo fratello maggiore cosa fare, al primogenito e agli altri che sono maggiori. Al che va dal padre, riferisce al padre, di modo che poi il padre possa educarli e riprenderli. Questo punto molto importante da capire, tanto per cominciare. Allora, abbiamo detto questa è la genealogia di Yaakov e chi è Yosef. Allora, questo è quello che riguarda, dice Rashi, i discendenti di Yaakov, i loro insediamenti, le loro migrazioni, finché arrivano all'insediamento definitivo, ok? E la causa di tutto ciò fu Yosef, che all'età di 17 anni vuol dire che cosa? Rashi considera queste parole, no? Cioè, questa è la genealogia di Yaakov, Yosef. Queste parole come un'introduzione a tutto il resto del Pentateuco, tutto il resto dei cinque libri della Torah, che, come sappiamo, narra la storia dei Bnei Israel fino a che arrivarono all'insediamento definitivo di Eretz Canaan con Yehoshua, successore di Mosè, eccetera.
cioè poi Yoshua di fatto è nel Sefer Yoshua, ma si conclude Chumash con tutte le direttive di Moshe Rabbeinu al popolo ebraico di come devono comportarsi quando si sarebbero insediati in Eretz Canaan. Dunque, la causa prima che induce a questo insediamento finale in Eretz Canaan, dopo i 5 libri della Torah, fu proprio la vendita di Yosef agli egiziani, perché da lì parte la migrazione dei fratelli in Egitto, da lì la schiavitù e poi la liberazione e i 40 anni del deserto, tutto quello poi narrato nel libro di Shemot, e tutto questo è stato possibile dunque grazie a questo evento qua di Yosef, che come vedremo va a cercare i fratelli, che butteranno nel pozzo, e da lì comincia tutto. Dunque, a causa di questo, che furono portati a scendere in Egitto. Dunque, la definizione del senso letterale, no? Quello che vi ho spiegato. Adesso passiamo al Midrash Haggadah. Dunque, secondo Midrash Haggadah, con queste parole, Hashem ha voluto subordinare a Yosef i discendenti di Yaakov, per molte ragioni. Perché uno dice, queste sono discendenze di Yaakov, Yosef, e non era solo Yosef, Yaakov ha avuto, come sappiamo, 12 figli maschi e una figlia femmina, mica solo Yosef. Allora, perché sottolineare secondo Midrash Haggadah Yosef in particolare? In primo luogo perché l'unico proposito di Yaakov quando arriva dallo zio Lavan non era che di sposare Rachel, madre di Yosef. Punto uno. Punto due, Yosef aveva i lineamenti del viso straordinariamente simili a quelli di Jacob. Oggi si direbbe clonato, no? Per dire. E terzo punto, tutto quello che capitò a Jacob, capitò anche Yosef. Jacob fu odiato dal fratello Esav. Yosef fu odiato dai suoi fratelli. Esav cercava di uccidere Jacob. I fratelli di Yosef cercarono di uccidere Yosef e molte altre similitudini che sono poi riportate nel Bereshit Rabba. Il Rashi conclude e dice: Yaakov voleva anche vivere in pace. Dopo tutto quello che ha passato con il fratello Esav, con lo zio Lavan, zio che poi è diventato anche suocero, i suoi cognati, di tutto, di più. Basta, time out, fammi vivere un po' in pace. Ma come ha chiesto di vivere in pace, fu colto dall'ansia a motivo di Yosef, perché ci sarà la vendita e per 22 anni lui penserà che è morto, eccetera. E da qui vediamo che quando i tzadikim vogliono vivere in pace, Akadosh Baruch Hu dice: non vi accontentate di quello che è riservato nel mondo futuro, che volete anche vivere in pace in questo mondo? Cioè, non chiediamo troppo. Ci saranno, sì, 17 anni di serenità e di pace nel caso di Yaakov, e saranno gli ultimi 17 anni della sua vita quando vivrà accanto a suo figlio Yosef in Egitto e i nipoti, i figli di Yosef, che vivranno, diciamo, con lui, studieranno con lui, eccetera. E poi abbiamo parlato di questa, no, di questo lato giovanile un po', no, di Yosef, no? E Rashi dice, beh, faceva un po' tutte le cose che i giovani facevano, si acconciava i capelli, aveva cura degli occhi per apparire più bello, no, perché dice, aveva 17 anni e lo chiama un giovanetto. A quel tempo, 17 anni, se vediamo Shimon e Levi a 13 anni hanno distrutto, ucciso tutta la città di Shem. Dunque capite che allora erano portati avanti soprattutto i figli di Jacob e soprattutto Yosef. Dunque, malgrado avesse 17 anni, diciamo, si comportava come un giovane e frequentava molto più i figli di Bilha e di Zilpa, dunque abitualmente con i figli di Bilha, soprattutto Bilha che era la serva di sua mamma Rachel, perché gli altri, come vi ho detto prima, di Lea, lo disprezzavano. E dunque lui si avvicinava fraternamente,
ma loro lo disprezzavano, cosa che succede in tantissimo, forse quasi tutte le famiglie del mondo, no? Queste dinamiche familiari tra fratelli, sorelle, no? C'è più affinità con uno, con un altro invece lo si allontana, non lo si vuole, più delle volte anche sempre lo stesso motivo, che è la gelosia, perché è più amato o sembra più amato, o perché è più bello, più intelligente e via dicendo. Come in questo caso Yosef, che era il più bello in assoluto, intelligente, amato, seguito dal padre, eccetera, eccetera. Figlio della moglie più adorata e più amata, eccetera. Allora, cosa vediamo? Abbiamo detto che Yosef riporta i malefatti, chiamiamolo così, dei suoi fratelli al padre, no? E cosa riferiva? In particolarmente tre cose, attenzione. Uno, che mangiavano dalla carne presa da un animale ancora vivo, e come sappiamo anche prima della Torah c'era il divieto, che fa parte dei sette divieti noachici del Ever Minachai, che non si può mangiare della carne da un animale ancora vivo. Due, umiliavano i figli delle schiave chiamandoli schiavi, cioè, e questo lui diceva, ah papà guarda, li chiamano Ruvenchimon Levi Yudai Sakhar Zvunun, chiamavano da nascere Gade Naftali, ah figli delle schiave. E anche li sospettava Yosef di commettere azioni immorali. E questi sono i tre punti che lui aveva riferito al padre. Dunque, la carne dell'animale vivo, l'umiliazione che davano servo, no, ai fratelli, che davano del servo ai fratelli delle serve, e le azioni morali. Questi tre punti Yosef fu punito. A proposito, mi hanno detto della carne, cosa succede quando l'hanno buttato nel pozzo e poi l'hanno venduto? Scannarono un capro. Ok? Senza mangiarne la carne, mentre ancora vivo, e con questo sangue, che è più simile del sangue umano, l'hanno intinto nella tunica, hanno detto, papà, guarda, è stato sbranato. Per aver raccontato il fatto che trattavano i loro fratelli da schiavi, Yosef, come ben sappiamo, fu venduto appunto come schiavo. Poi è riportato anche nel Tehillim. E infine, per aver raccontato che sospettava che commettessero, che mutevano delle azioni morali, Yosef, e c'è la parentesi con la moglie di Potifar, la moglie del padrone, gettò gli occhi su Yosef e gli disse, giacci con me. Dunque, mi dà, che neged mi dà. Dunque, questo concetto che vediamo molto, criterio della pena del contrappasso, proprio per usare i termini un po' più... Ruth, cosa volevi dirci? No, dopo quando hai finito la lezione, guarda, niente per il caso, niente a caso, niente. Poi vi racconto una cosa. E ci lasci in suspense, ok? Vado veloce, ragazzi. Okay. Allora, leggiamo il secondo passo che vi ho appena spiegato. E le toldot Yaakov, Yosef ben Shvaisre Shana, Haya roete sabbatson veunar et bnei bilav et bnei zilpane shaviva yave Yosef et batam rae la pie. Pasuk 3. Israel, cioè Jacob, che qui è chiamato Israel già, amava Yosef più di tutti i suoi figli. Perché, dice il pasuk chiaramente, il perché, era il figlio che gli era nato in tarda età, che si chiama Ben Skunim, e gli fece una tunica di lana pregiata per questo figlio particolarmente amato. E allora cosa vediamo? Allora, Ben Zekunim, figlio della vecchiaia, ok? Perché infatti è nato per ultimo, quando già era avanti. E secondo il Targum, invece, la traduzione del Targum traduce, era un figlio saggio per lui, perché sapete che Zaken nella Torah, come i 70 skenim, non sono i 70 anziani, ma sono i 70 saggi. Dunque questo termine di Zaken viene anche usato molto per riferire, cioè si riferisce al concetto di saggezza. Dunque non solo anzianità, ma saggezza. E Yaakov aveva infatti trasmesso, a proposito di saggezza, a Yosef tutto quello che aveva imparato nei 14 anni che era nella Shiva di Shem Be'er.
Seconda interpretazione, o terza, perché poi c'è il chat e poi c'è il Targum. Terza interpretazione, Yosef aveva i lineamenti del viso molto simili a quelli di Jacob. Infatti qui abbiamo un gioco di parole di Skunim, ma si può leggere anche Ziv, questo stesso termine, Ziv e Konim, che vuol dire lineamenti del viso. Dunque Yosef era figlio della vecchiaia, perché è nato in tanta età, o anzianità, non anzianità, ma saggezza, perché gli aveva trasmesso tutto il suo sapere, e anche Ziv e Kunin, no, che avevano gli stessi lineamenti. E gli fa questa famosa Kutonet Passim. Allora, Passim, dice il termine, indica un vestito di lana fine, così dice Rashi, ok? Poi riporta la storia di Tamane, no? Che avevamo studiato in Navi, però vabbè, non ci soffermiamo. E questa Kutonet Passim allude alle future sventure di Yosef. Passim, Pei, Samer, Yud, Mem. Passim, Pei, Samer, Yud, Mem. Pei, Potifar, verrà venduto come schiavo da Potifar. Samer, allora, Pei, Samer, sì, ma non mi sono persa. Allora, Passim, Samer Socharim, giusto, pardon. Samer Socharim sono i mercanti che l'hanno appunto venduto, ai mercanti, diversi mercanti, come vedremo. E Samer, Yud, Ishmaelim, che sono anche quelli che hanno, erano parte della vendita, e i terzi, Midianim, Mem Midianim. Dunque, Passim, abbiamo detto, Potifar, Socharim, Ishmaelim e Midianim. Dunque, questa tunica che lui l'ha data in segno di amore particolare per il figlio, ma alla fine rappresenta ben altro. Rappresenta ben altro perché non bisogna mai provocare la gelosia. Quello che poi Yosef anche farà, e Jacob dice, ma no, ma perché? Adesso lo vedremo subito. I suoi fratelli, dunque, su 4, un attimo, quando i suoi fratelli videro che il loro padre amava lui più di tutti i suoi fratelli, provarono avversione nei suoi confronti. Dunque qui si spiega l'avversione, la gelosia e l'invidia nei confronti di Yosef. Quando i fratelli vedono che lo amava di più e non riuscivano a parlare serenamente con lui. Cioè, è in quello di Cerasci che è una qualità, perché? Cioè, da questo discredito che c'era, questo odio, questa astio verso fratello da un lato, ma allo stesso tempo impariamo qualcosa al loro elogio, che se non altro erano sinceri, non avevano una parola nella bocca e un'altra nel cuore, cioè quello che sentivano si vedeva, non erano ipocriti, cioè non lo amavano ed lo mostravano, questo non amore era sincero. Ok, allora leggo 4 e 5, poi se posso sentire Francesca, avrò piacere, o Ruto, chi? No, Rachel ha detto no, Rai Musca, non so. Mi provo, per il momento non c'è nessuno in giro per casa. Allora, leggo in ebraico 3 e 4 e poi mi leggi tu da 5 a 10. Allora, Vair Uechav, ah no, un attimo. No, anche io posso, Sara, se ti serve, se vuoi. Ve Israel Ahavet Yosef Mikol Banav, chi vende zekunim ulo, versalo tone passim, passim, Potifar, Socharim, Ishmaelim, Midianim. Vairu echav ki oto ahav aviem mikol echav, vaisneu oto velo yachlu davru le shalom. Allora, ritiro, dunque, non da 5 a 10, da 5 a 8 e poi da 8 a 10. Yosef fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli ed essi lo odiarono ancora di più. Egli disse loro, vi prego, ascoltate questo sogno che ho fatto. Mentre stavamo legando i covoni in mezzo al campo, ecco che il mio covone si era alzato e poi restava ritto mentre i vostri covoni gli si mettevano intorno e poi si inchinavano al mio covone. I suoi fratelli gli dissero, vorresti regnare su di noi
e governarci? In seguito lo odiarono sempre più, sia per i suoi sogni che per quanto di negativo lui riferiva al padre. Qui abbiamo, Ruth intanto toglie il muto, abbiamo due motivi, uno del fatto che era più amato da loro e anche perché riferiva senza capire che in realtà era veramente per il loro bene, come vi ho spiegato all'inizio della lezione. Vai Ruth. Yosef ebbe un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ecco, ho fatto un altro sogno. Ecco che il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano a me. Egli lo raccontò nuovamente a suo padre alla presenza dei suoi fratelli. Suo padre lo rimproverò per placare l'astio che si stava attirando e per attuirne l'effetto gli disse: cosa significa questo sogno? Non può essere. Come potremmo venire io, tua madre, che è già morta, e i tuoi fratelli a inchinarci a te fino a terra? Allora, vediamo, fantastiche ragazze. Allora, dice, dunque, dopo aver raccontato ai fratelli, lo racconta di nuovo, come precisa Rashi, al padre, in loro presenza, e il padre lo rimprovera per il fatto che si attirava, raccontando questo sogno, l'odio dei suoi fratelli, cioè aumentava ancora di più. E cosa dice Jacob? Tua madre non è forse già morta? Rachele, come sappiamo, era già morta. Dunque, cosa dici? Che tua madre, questo cosa rappresenta il sogno? Che noi tutti ti incheniamo a te e tu vedi anche tua madre. Ma come non è possibile per tua madre, visto che è già morta, così non è possibile per noi. Ma Jacob non sapeva che queste parole si riferivano a Bilha, che aveva la serva di Rachel, che aveva allevato Yosef come una madre, come riportato nel Bereshit Rabbah. E i nostri rabbini hanno dedotto da qui che in ogni sogno, come riportato nel Talmud, Masechet e Brachot 55a, vi è sempre una parte di controsenso. Cioè, per quanto i sogni possono avere 90% cose che forse anche si realizzeranno o hanno un segno veramente, c'è sempre una minima parte anche di controsenso. Jacob cercava di far dimenticare la cosa ai figli, di modo che non cominciassero ad invidiare Yosef o non aumentassero l'invidia in questo caso. Per questo gli disse: dovremmo forse venire io, tua madre che non c'è più, eccetera. Dunque, com'è impossibile che venga tua madre, così il resto del sogno è privo di valore. Leggiamo Psukim insieme, ragazze, leggo piano così leggete con me, dunque da 5 a 10 incluso, abbiamo concluso per oggi. Vayomru lo echav, hamaloch timloch alin, immashol timshol ban. Però, no. No. Sara, scusate, devi leggere, manca l'11. Non lo so perché ho letto 8. Oggi veramente, probabilmente. No, ma manca, devi leggere anche 5, l'11. Da 5, certo, da 5, non so perché ho letto 8, non lo so. Vado, riprendo, pardon. Vai a Halom Yosef Halom. Ci siete? Vai a Halom. Vai a Halom Yosef Halom. Vai a Gedli Echav. Vai a Sif. No, 8. Dunque voi sottofondo e io ad alta voce. Vai a Gedli Echav. Vai a Sifu Od Snu 8. Vai Omer Alehem. Shim una Achalom Azea Asher Chalam. והנה אנחנו מעלמים עלמים בתוך השדה. והנה קמה אלומתי וגם ניצבה. והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. ויאמרו לו אחד, המלוך תמלוך עליהם, אם משול תמשול בם, ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. ויחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו ואל אחיו,
Vaig arbo avi vayomer lo. Ma halom hazeh asher chalamta. Havo navo ani veimcha ve'achecha lishtachavot lecha arza. Vaikan uvo echav ve'aviv shamar et hadavar. C'è l'undici, pardon, anche. Quei suoi fratelli erano dunque invidiosi di lui, ma suo padre conservò, ok? Vedete? I fratelli vennero comunque gelosi di lui, ma suo padre credette nel sogno e si mise a attendere che si verificasse il fatto. Dunque, attendeva con ansia in realtà che questo sogno si potesse realizzare al più presto. Ci vogliono ancora altri tanti anni, purtroppo, però, se non altro, a un certo punto si è realizzato. Baruch Hashem. Ok, allora andiamo. Sara, volete sentire che cosa avevo da dire? Certo. Cercherò di essere rapida. Vi ho mandato un messaggio che sono partita alle 10 da Zikron per arrivare in tempo per la lezione. Ero arrivata quasi a Natania, mi sono ricordata che avevo lasciato la borsa a Zikron con le chiavi. Per cui sono dovuta tornare a Zikron. Ma appena sono, e ti dico la verità, insomma io volevo arrivare presto. Quando ho fatto il giro, stavo camminavo, facevo vabbè, a colle tova, caparà, vuol dire questo, vuol dire quell'altro, tutto bene. Mentre però camminavo al ritorno, mi sono ricordata di uno scherzo che abbiamo fatto tutte insieme al lavoro a una persona che neanche conoscevamo, e l'abbiamo fatto andare da casa sua ad un altro posto, veramente stam, abbiamo fatto uno scherzo, ok? Però ieri, camminando, facendomi un giro, mi sono molto pentita di questa cosa che ho fatto, perché ho pensato, ma ho sbagliato veramente tanto, è come mettere un inciampo davanti a un cieco, e ero molto dispiaciuta e no, veramente pentita. Quando stavo ritornando ho fatto cavolo, mi sta a fare la stessa cosa, mi ha fatto arrivare un posto e mi ha fatto ritornare indietro. E poi guarda, quando ho sentito che tu dicevi questa cosa adesso, sei entrata proprio, però è quello che è successo. Non solo, ti dirò di più sulla Quischstein. Tu la conosci, Sara? È una super strada. Mi ritornavo, davanti a me mi ha tagliato la strada una colomba bianca. Non puoi capire come mi sono rassicurata. Non lo so, può essere. È la risposta di Hashem. Hai fatto ciuba, hai dovuto pagare, basta. Adesso sei bianca. Sì, mi viene da piangere. Sara, mi viene, mi giuro, da piangere. Grazie per avermi condiviso. Grazie. Stupendo. Bellissimo. Perché, guardate, noi adesso stiamo studiando i psukim, i rashi, e qui la pratica, no? La teoria e la pratica. Come nella vita tutto torna, fai del bene, ti torna bene, fai uno scherzo che non è proprio uno scherzo, perché ecco, non di proprio di buon gusto, e ti è. Esatto, esatto. Però vedi, a passo teshuvah, appena mi è successa la stessa cosa, ma nello stesso momento, io ho pensato che era giusto quello che mi era accaduto, capito? E subito la colomba mi ha tagliato la strada, ho detto Dio, la investo, per quanto era vicino e davanti a me, ma una colomba non c'è, ci stanno i piccioni qua, e colombe sappiamo, le colombe sono rare, capito? Ci sono piccioni che colombe. Fantastico, di buonissimo augurio Ruth. Di buone nuove per te, per tutto Amistrael, per tutti i nipoti, per tutta la famiglia che siamo noi in questo gruppo, come dicevamo prima, Baruch Hashem. Bellissimo, grazie. Grazie, una bella storia. Veramente.
Allora vi dico, allora oggi abbiamo nel Tania, pagina 322, dalla cinque righe dal basso, pardon. Ok, allora non vi leggo tutto il pegre, ma vi leggo solo le prime righe, vi do una sintesi e concludiamo col te. Allora, Hine lotova shmua shamanu vatirgas bitni shamati vatirgas bitni asher ama shema virim מלפני התיבה היא שחפץ בחיים ואריכות ימים של כל אנש שבמקדש מעט הזה של אנש כמאמר הזל, שלושה דברים מאריכים ימיו של אדם, ואחד מהם מאריך תפילתו. Allora, dico solo un punto, che ci sono tre cose che allungano la vita della persona, tenetemi forte, e uno di queste tre è colui che allunga la tefillah. Cioè più uno si attarda nella tefillah, si concentra, la fa durare più a lungo, più c'è. Gli aggiunge la vita. Okay. E mi fermo qua, sapete, più lungo, più complesso, qui però per si vedere insieme il Tehillim. Vai René! Allora, oggi Tehillim, oggi è il 17° giorno di Kislev e si va dal Perek 83 a 87 compreso. Allora, siccome ho detto prima a Francesca, gli ho detto 10 psukim, poi alla fine gli ho detto meno, e voglio sentirla adesso in italiano. Vai, leggici l'83. Poi, Ruth, ci sei? Tu hai quale Teilim hai, Ruth? Fai vedere? Quello con la traduzione? Ok, credo che è lo stesso, sì. Dovrebbe essere lo stesso. Adesso Francesca ti legge, poi ci dici se è la stessa traduzione. Vai, Francesca. Canto Salmo di Asaf, 83. 86, 83. Da 83 a 87 compreso. Ah, ok, grazie. Da 83, sì. Aspetta che lo sto prendendo. Un canto, Salmo di Asaf. O Dio, non rimanere silenzioso, non essere sordo e non restare inerte, o Hashem, poiché, guarda, i tuoi nemici sono in tumulto e coloro che ti odiano hanno risollevato il capo. Contro il tuo popolo congiurano subdolamente e prendono consiglio contro coloro che da te sono difesi. Hanno detto, venite così, li escluderemo dalla società delle nazioni, in modo che il nome di Israel non sia mai più ricordato, poiché si sono consigliati con unanimità di intenti e hanno stretto un patto contro di te. Così hanno detto gli abitanti delle tende di Edom e gli Ismaeliti, gli abitanti di Moab e gli Ugariti, Gebal e Ammon e Amalek, i Filistei, con gli abitanti di Tiro. Anche la Siria si è unita a loro ed essi sono diventati il braccio del figlio di Lot, Sela. Fa a loro quello che hai fatto a Midian, come a Sissera, come a Yavin presso il torrente Kishon, che furono annientati a Eindor e sono diventati concime per la terra. Rendi i loro capi come Orev e Zev, e tutti i loro principi come Zevak e Salmuna, che avevano detto... Noi ci riconquisteremo i magnifici pascoli di Dio. O mio Signore, rendili come la pula che turbina, come la paglia che in balia del vento, come un fuoco che brucia una foresta e come una fiamma che rende desolate le montagne. Così inseguili con la tua tempesta e perseguitali con la tua bufera. Riempi il loro volto di vergogna e forse allora ricercheranno il tuo nome, Hashem. Siano per sempre svergognati e atterriti, allora pieni di onta periranno e così sapranno che tu, il cui nome è Hashem, sei unico e sei l'altissimo su tutta la terra. Bellissimo. Adesso tutti insieme in ebraico. Chazak uvaruch, Francesca, fantastica. Shir mizmor le'asaf. Elohim. אל דמילך, אל תחרש ואל תשקוט, כי הנה, אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש.
alla mechaya arimsod, ventia atsu al sefuneha. Amru, lechu venachidem migoi, velo izacher shem Israel od. Kino atsu lev yachdav, alecha blitichrotu, ahole edom veishmeelim, moav vehagrim, gval veamon, vaamalek pleshet im yoshve tzor. Gam Ashur nilva imam, hayuzro alivne lot sela, אסלהם כמדיין, כסיסרה, חייבין בנחל קישון, נשמדו בן דור, היו דומן לאדמה, שיטימו, נדיבימו, כעורב וחזאב, וכזבח, וכצלמונה כל נסיכם. אשר אמרו נרשלנו את נאות אלוהים, אלוהי, שיטימו הגלגל כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבהלם, מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני, יבושו ויבעלו עד עד, ויחפרו ויובדו וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך, עליון על כל הארץ. Ci sei Ruth? Sì. Veidale, 84. Al direttore del coro su Gittit, Salmo dei figli di Korah. Quanto amati sono i tuoi tabernacoli, o Hashem degli eserciti. La mia anima anela e si strugge per il tuo santuario di Hashem. Il mio cuore e il mio corpo innalzano un inno al Dio vivente. Anche l'uccello si trova una casa e la ronda in un nido dove deporre i suoi piccoli. Così, non so se vedi cosa stai leggendo. Anche l'uccello si trova una casa e la ronda in un nido dove deporre i suoi piccoli. No, Ashgaha Pratit, giusto per dire. Così vorrei trovarmi così presso. Vorrei trovarmi presso i tuoi altari, Hashem degli eserciti, mio Dio e mio Re. Felici e beati coloro che dimorano nella tua casa, perché continuamente ti loderanno, Sela. Beato l'uomo che trova la sua forza in te e coloro i cui cuori conducono al tuo santuario. Coloro che passano attraverso la valle del pianto la trasformano in una sorgente e anche la pioggia la ricoprirà di benedizioni. Essi rinnoveranno la loro forza finché ognuno di loro apparirà davanti ad Hashem in Sion. Hashem, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Sentimi, o Dio di Jacob, Selah. Difendi il nostro scudo, o Hashem, e proteggi il viso del tuo unto, perché un giorno nel tuo tabernacolo vale più di mille in un altro posto. Preferisco stare sulla soglia della casa del mio Signore, piuttosto che abitare in tutta sicurezza nelle tende della malvagità. Poiché Hashem, il mio Dio, è un sole e uno scudo, egli ci concederà grazia e gloria, e non negherà il suo favore a coloro che procedono in perfetta integrità. Hashem degli eserciti, beato l'uomo che si affida a te. E vai, fantastica, bellissima. I Teilim sono... La mnatzecha la gittit divne korach mismo. Ma yedidot mishkenotecha Adonai tsevaot. Nichsefa vegam kalta nafshi lechatzrot Adonai. ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצאבי, ודרור כלה, אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך, אדוני צבאות מלכי ואלוהי. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסלה. אשרי עם, עוז לו, בח מסילות בדברם. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, גם ברכות יעתה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אדוני אלוהים בצבאות, שמעת תפילתי. האזינה אלוהי יעקב סלה. מגיננו, ראה אלוהים והבט פני משיחך. כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי. הסתופף בבית אלוהי מדור באוהלי רשע. כי שמש ומגן אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני, לא ימנע טוב להולכים בתמים. אדוני צבאו, אשרי אדם, בוטח בך. אוי, רנה, מי כאן עושים תיאם רנה, קוזה קרדיטה, אה? אוי, אותן תצאים. הדירטור דל קורו, סלמו די פילי די קורה.
O Hashem, tu hai mostrato guarimento alla tua terra e hai fatto tornare Giacobbe dalla schiavitù. Tu hai perdonato le iniquità del tuo popolo e non hai assolutamente tenuto conto della sua colpa, Sela. Tu hai trattenuto tutta la tua collera e hai desistito dal tuo furioso sdegno. Ora ritorna a noi, o Dio della nostra salvezza, e rinuncia alla tua ira verso di noi. Vorrei restare aggirato contro di noi per sempre e permetterai alla tua collera di durare in eterno? Non è forse vero che tu ci farai rivivere e che il tuo popolo si rallegherà in te? Mostraci la tua bontà, o Hashem, e concedici la tua salvezza. Io posso sentire quello che Dio Hashem ci dirà, poiché egli parla in pace al suo popolo e ai suoi fedeli, ed essi più non torneranno a operare con stoltezza. Sicuramente la sua salvezza è vicina a coloro che lo temono. Torni la tua gloria ad abitare nella nostra terra. Bontà e verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia scenderà dal cielo. Anche Hashem concederà tutto ciò che è buono e la nostra terra darà i suoi prodotti. La giustizia procederà davanti all'uomo giusto, guiderà i suoi passi sulla strada. E vai, vai René. Allora, tutto insieme, capitolo Salmo 85, Pei. L'amnazzech livne korach mizmor. Razzita Adonai arzecha, shavta shvit Yaakov, nassata avon amecha, kisita chol chatatam sera. Asafta chol evratecha, eshivota mecharon apecha, shuvenu velo ishenu, vehafer kasha imanu. Hal olam tenaf banu? תמשוך אבך לדור ודור? הלא אתה תשוב תחיינו ועמך ישמחו בך. הראינו אדוני חסדך ויש אחת תיתן לנו. אשמע מה ידבר האל, אדוני, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחסלה. אך קרוב לרעב ישאול ישכון כבוד בארצנו. חסד ואמת נפגשו, צדק. ושלום נשק. אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. גם אדוני ייתן עתו וארצנו תיתן יבולה. צדק לפניו ילך ויישם את דרך פעמיו. חיים מושקה, פוי לג'ר את וואג'י או... סי פוסו. ביי. ביי. Aspetta solo un attimo, che cambio gli occhiali. Sì. Ci siamo, 86. Questo perec ti dia tanta prefine. Forza a te, a tua figlia. Amen. Amen. Sempre e solo buone nuove, amen, che ne racconti. Tefillà le David, o Eterno, porgi il tuo orecchio e rispondimi, perché io sono povero e misero. Proteggimi, perché io sono devoto. Tu, mio Signore, salva il tuo servitore che confida in te. Abbi pietà di me, o mio Dio, perché è a te che rivolgo le mie invocazioni tutto il giorno. Allieta il tuo servo, perché verso di te, o mio Signore, che io levo la mia anima, perché tu, o mio Signore, sei buono, pronto a perdonare. E usi grande bontà verso tutti coloro che ti invocano. Ascolta, o Eterno, la mia preghiera, presta attenzione alla voce delle mie suppliche. Io ti invoco nel giorno della mia sofferenza, perché confido in te che tu mi esaudirai. Tra gli esseri divini, o mio Signore, non vi è nessuno come te, e non vi sono opere paragonabili alle tue. Tutte le nazioni che tu hai creato verranno e si inchineranno di fronte a te, o mio Signore, e renderanno onore al tuo nome, perché tu sei grande e operi prodigi. Tu soltanto sei il Signore, insegnami, o Eterno, la tua strada, così che io pure possa procedere nella tua verità. Fa che il mio cuore si dedichi a temere il tuo nome, io ti celebrerò, mio Dio, mio Signore, con tutto il mio cuore, renderò onore al tuo nome per sempre, perché la tua bontà è grande verso di me, e tu hai tratto in salvo la mia anima dalle profondità dello Sheol. O Signore, dei malvagi si sono levati contro di me, una turba di violenti ha attentato alla mia persona, ed essi non ti hanno tenuto presente. Ma tu, mio Dio, sei un Signore pietoso e misericordioso. Mm.
Scusate, ma c'è un'interferenza. Scusate. Lento all'ira di infinita generosità e verità, volgiti verso di me, mostrami la tua grazia, dai la tua forza al tuo servo, salva il figlio della tua serva. Mostrami un segno di benevolenza, così i miei nemici potranno vederlo e restare umiliati, perché tu, Hashem, mi avrai aiutato e mi avrai consolato. Peivat, filale David, hatte Adonai osnecha, anneni ki anni ve'evionani. Shamra nafshi ki chasidani, hosha avdecha ta Elohai avotech elecha, choneni Adonai ki elecha ekra kol hayom. Sameach nefesh avdecha ki elecha Adonai nafshi esa, ki ata Adonai tov v'salach v'rav chesed lechol korecha. האזינה אדוני תפילתי והקשיבה בכל תחנונותיי. ביום צרתי אקראיך כי תענני, אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך. כל גויים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדוני ויכבדו לשמך, כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלוהים לבדיך. הוריני אדוני דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי ליראה שמך. עודך אדוני אלוהי בכל לבבי, ואכבדה שמך לעולם, כי חסדך גדול עליי, והצלת נפשי משאול תחתיה. אלוהים, זדים קמו עליי, ועדת הריצים ביקשו נפשי ולא סמוך עלי נגדם, ואתה אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, פנה אליי וכונני, תנעוסך לעבדך, והושיע לבין נמתך, עשי עמי אות לטובה, ויראו שונאי ויבושו, כי אתה, אדוני, עזרתני וניחמתני. L'ultimo, visto che oggi, come sapete, non abbiamo purtroppo il piacere di avere tutti i giorni con noi perché lavora, non per altro. Dunque, concludi l'ultimo pere. Un canto, Salmo dei figli di Cora. Il cui fondamento è nelle sante montagne. Hashem ama le porte di Zion più di tutte le dimore di Jacob. Di te si dicono cose gloriose, o città di Hashem, Sela. Ricordo l'Egitto e la Babilonia a coloro che conoscono. Ecco, ci sono anche i Filistei e Tiro con l'Etiopia. Quanti popoli sono nati là, ma di Zion si può dire. Gli uomini uno dopo l'altro sono nati là, ed egli, l'Altissimo, la manterrà salda. Hashem, quando conterà i popoli, scriverà, questo è nato là, Sela. E i cantori e i suonatori di flauto diranno, tutte le sorgenti sono in te, Zion. Bellissimo. Concludiamo. Livne korch mizmor shir, yesudato ve'orer kodesh, oev Adonai share Zion, kol mishkenot Yaakov, נכבדות מדובר בך, עיר האלוהים סלע, אזכיר רהב ובבל, ליודעה היא נפלשת וצור עם כוש זה יולד שם, ולציון יאמר איש ואיש יולד בא והוא יכונן עליון. אדוני ספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע, ושרים כחוללים כל מעייני בך. קונקלודיאמו קומדיצ'בו קון פרק דרבד על הרבנית, אלו, פרנצ'סקה ואי, non dici niente prima? Un attimo. Mi ha dato la salita di traverso. Chuta rabbi melech ha-mashiach yagen alai ve'al kol ohavai ve'al kol mi she'bishem Yisrael yechuneh ve'al kol ohavei ve'tomchei Yisrael. E vai. Bir lamalo tesainai ele harim me'ai yavo ezri ezri me'im Adonai osei shamayim va'aretz alitel lamot ragleicha al yanum shomrecha Innelo Yanum velo Ishan, Shomer Israel, Adonai Shomrecha, Adonai Tzilecha, Yad Yemineka, Yomama Shemeshilo Yakeka, Veyareak Balaila, Adonai Shmor Kamikorra, Ishmoret Nafsheka, Adonai Shmor Tzeteka Uboeka, Meata Veadolam. Fantastica, scuta la panita zitkanita, che nalai dal colo avai, dal colo mi shvesham Israel, neva al colo o aveve ton Israel. שיר המעלות לדוד, שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם היו שבטים שבטיה, עדות לישראל להודות לשם אדוני, כי שם יש כסאות במשפט כסאות לבית דוד, שאלו שלום ירושלים, נשלה יהוה, יחיה שלום בחילך, שלווה ברכותייך,
למען החי ורעיה, דברה נא לשלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות, רפואה שלמה לכל חברי ישראל ומתוכם, אחין בן דורותיה, שני אור זלמן בן שרה, אליעזר בן שמחה, מתוך כל חולי עמך ישראל, אמן כנראה, צום, שבוע של שמחות, שבוע של ברכות, של הצלחות, של בריאות איתנה לכולנו, אמן, כן?